Buongiorno a tutti, eccoci qui in un nuovo video sui pavoni ingrifatti e su FIFA 2016. In questo video tutorial parleremo su come riuscire a sconfiggere il computer a livello leggenda. In questo specifico video parleremo solamente sulla difesa, cioè su come difendersi al meglio senza subire nemmeno un gol. Prenderemo una squadra anche molto scarsa, una squadra islandese qualsiasi, e affronteremo invece il Barcellona. Vi suggerisco di utilizzare una formazione con le ali, cioè quindi un 4-4-2 o un 4-3-3, ma per il resto potete lasciare quello che volete. Intanto vi introduco un attimo cos'è la difficoltà leggenda. Ovviamente è la difficoltà più difficile che si può affrontare in FIFA 2016, oltre anche alla difficoltà estrema che si può affrontare anche in Ultimate Team, però non cambia proprio nulla tra le due difficoltà. Molto spesso i giocatori si trovano in difficoltà ad affrontare questo computer a livello leggenda, ancor di più che affrontare spesso giocatori umani abbastanza o molto bravi, per il fatto che la difficoltà leggenda gioca in una maniera molto complicata e spesso snervante, perché non sbagliano mai passaggio, non sbagliano mai tiri e fanno lanci pazzeschi con qualsiasi squadra. Ora vi farò vedere come riuscire a bloccare i loro attacchi. Beh, intanto il punto principale di questa tattica è sicuramente quella di non marcare quasi mai il possessore della palla, cioè quello, il giocatore che ha al momento la palla non dovete marcarlo voi. Voi dovete occuparvi solamente dei giocatori che si trovano vicini al possessore della palla. E invece, premendo il tasto R2, tenendolo premuto costantemente, lascerete fare il lavoro di marcare il giocatore con la palla al vostro compagno di squadra. In questo modo il computer si troverà molto in difficoltà, perché ci sarà un giocatore che marcherà quello che ha il pallone, e nel frattempo voi starete marcando anche il compagno di fianco, e quindi non troverà nessun compagno libero, comunque dovrà tornare indietro o cercare altri compagni a cui passare la palla, per il fatto che il computer a livello leggenda spesso e volentieri cerca solamente il giocatore in posizione migliore per passarla, finché non riesce ad arrivare vicino all'area e a tirare. Ora vi farò vedere alcuni esempi di questa tecnica che utilizzo, che molto spesso funziona. Vediamo un po'. In questo caso c'è Bravo che rilancia e il pallone va a finire sui piedi di Rakitic. Noi non andremo mai a marcare su Busquets in questo caso, ma marcheremo sempre l'uomo vicino, in modo tale che ci penserà, vedete in questo caso, il computer a rubare palla per noi. Andiamo a rivedere un attimo il rallentatore. Allora vedete qui la palla la prende Rakitic. Noi non marchiamo mai Busquets in questo caso, che ha il pallone, ma marchiamo sempre i suoi compagni vicino. La passa Messi, noi andiamo a rimarcare Busquets, la passa Rakitic, noi rimaniamo su Busquets e intanto il nostro compagno gli ruba palla tranquillamente, e così senza problemi abbiamo preso il possesso della palla. E questa è sicuramente, secondo me, la miglior tattica da utilizzare sicuramente per difendersi. È spesso snervante, perché dovete solamente marcare i compagni di squadra senza palla e può diventare noioso, però secondo me è il miglior metodo per riuscire a sconfiggere o comunque non subire nessun gol dal computer a livello leggenda. E ovviamente per l'attacco è tutto un altro discorso che faremo più avanti. Noi rimaniamo qua, vedete sempre Messi che si prova ad andare. Io non marco Messi, marco il suo compagno di squadra, in questo caso mi sembra fosse Suarez, e noi tranquillamente rubiamo palla. Vediamo un'altra azione qui con Messi che se ne prova ad andare sulla fascia. Noi con R2 otteniamo buono con il nostro compagno, intanto marchiamo gli altri avversari. Qua invece sono molto bravi ad andarsene, però noi rimaniamo sempre attaccati
al compagno di Messi in modo tale che lo costringiamo all'errore. Andiamo a rivederlo un attimo al rallentatore. Vedete, qui Messi se ne prova ad andare sulla fascia, noi non lo stiamo marcando direttamente, ma stiamo marcando il suo compagno di squadra, Rakitic mi sembra, che però se ne va. Quindi Messi rimane tutto solo, quindi io decido di cambiare l'uomo e di tornare su quello vicino a Messi, vado in scivolata, non riesco a rubargli palla, sfortunatamente, quindi provo a tornare a marcare sempre gli uomini di fianco a Messi, non ho il tempo di farlo, quindi Messi se ne prova ad andare, ma torno su Rakitic e riesco a rubare palla, perché stavo marcando Rakitic e Messi sbaglia il passaggio e riesco a intercettare il pallone. E quindi avete visto che senza dover marcare direttamente Messi sono comunque riuscito alla fine a rubare palla. Qui l'azione intanto prosegue, c'è sempre Messi su questa fascia, ma adesso è completamente solo, quindi decido di raddoppiarlo sempre con R2, marcandolo sia col mio uomo che con il mio compagno, e con una scivolata riesco a fermarlo e mettere la palla rimessa laterale. Quindi questa è un'altra strategia, quella ovviamente quando il computer si trova da solo senza compagni vicini è sicuramente buona cosa raddoppiarlo per cercare di rubare la palla più velocemente possibile, soprattutto quando si trova vicino alla bandierina, quindi dove difficilmente può andarsene da molte parti. Quindi questa è un'altra situazione dove invece bisogna attaccare direttamente il portatore di palla. In questa occasione invece provo un'altra tecnica, cioè quella di marcare direttamente l'uomo con me stesso. Come vedete è quasi impossibile riuscire a rubargli palla, sia quando c'ha palla Piqué o Messi. Quindi anche qua con Iniesta mi sembra, decido quindi di cambiare, di andare a marcare Busquets. Non sanno più cosa fare, quindi decidono di lanciare lungo, dove ovviamente Messi di testa non può prenderla e recuperiamo palla. Andiamo un attimo anche questa azione a rivederla al rallentatore. Allora, vediamo qui e batte la rimessa laterale Messi molto velocemente. Noi andiamo subito addosso a Piqué e ovviamente non riusciamo a rubargli palla assolutamente. Lui avrà sempre un compagno libero da qualche parte in questo modo, perché i nostri compagni non quasi mai marcano gli altri avversari, quindi Messi, Piqué la passa a Messi, Messi la passa tranquillamente, penso, a Mathieu, immagino. Noi andiamo addosso a Mathieu, ma è inutile che la passi Iniesta, la passa a Busquets. Noi allora non andiamo su Busquets, ma andiamo a marcare, penso, Suarez. Così la passa indietro Busquets, che la passa a Mathieu, che è costretto a rilanciare lungo, dove cerca Messi, ma ovviamente è impossibile farla prendere di testa a Messi, quindi recuperiamo palla tranquillamente. Un'ultima tattica che invece si può utilizzare, oltre a quella che vi ho già spiegato, è che vi consiglio di usare soltanto negli ultimi 10 minuti, è quella ovviamente di fare un po' di melina. Molto semplice far melina, vi suggerisco di farla ovviamente vicino all'area di rigore degli avversari, vicino alla rimessa laterale o calcio d'angolo, e continuare a passarla al vostro compagno tenendo premuto, mi sembra, L2, che è il tasto che vi permette di proteggere il pallone. E ovviamente è meglio farlo con giocatori con un buon fisico, avere sempre un supporto di un compagno, quindi quando si è in difficoltà continuare a passargliela, stare sempre vicino alla linea della rimessa laterale in modo tale che se vi contrastano e vi toccano la palla, in ogni caso, come state vedendo, finirà la rimessa laterale. Continuare così ovviamente finché volete, se il risultato vi va bene così, tenere palla lì nell'angolino, meglio farlo nella zona offensive per il fatto che se vi rubano palla qua comunque avete il tempo di reagire, di recuperare il pallone magari. Se la perdete in area di rigore, dove ovviamente avrete anche più giocatori a cui potete passare palla, però nello stesso tempo perdendo palla sarete letteralmente nella merda. Quindi anche in caso di angoli sempre passarla con X, quindi un passaggio corto, e con L2 come vedete cercare di combattere come potete. Qua recuperano palla, però manca troppo poco, siamo lontani dall'area di rigore, quindi l'arbitro fischia e finisce con un bel 0-0, quindi senza subire gol, soltanto due tiri in porta per Barcellona, come noi, quindi molto equilibrata è stata.
Quindi penso che questo sia tutto. Qua volevo soltanto farvi vedere che effettivamente era difficoltà leggenda, però poi mi sono accorto che non si può più non si può cambiare, lo sapevo, ma che non si potesse vedere che livello fosse la difficoltà non me lo ricordavo. Comunque questo è tutto. Se avete delle domande, se pensate che non sia giusto la mia tattica o avete tattiche migliori, scrivetemelo pure, che poi prossimamente farò anche un video sull'attacco, dove sicuramente è molto più difficile l'attacco, giustamente. Però si possono dei trucchetti che si possono utilizzare. Quindi questo è tutto, alla prossima!